Roberta Lombardi, voi sapete chi è Roberta Lombardi, eh? Roberta Lombardi dice che il virus che ha infettato il Movimento 5 Stelle sarebbe Alfonso Marra. E voi, cari amici, siete tutti più giovani e più informati di me. Fatemi sapere qualcosa su Alfonso Marra, perché io sono tanto curioso di sapere come mai la brava Lombardi si è aggiunta a tale nominativo. Io sono un filosofo cinico e come filosofo cinico io non guardo in faccia a nessuno. Mi piacerebbe tanto parlare di Alfonso Marra, però prima di parlare di Alfonso Marra io voglio che voi mi diate alcune notizie su Alfonso Marra, perché Roberta Lombardi, che a me piace Roberta Lombardi, piace sotto ogni punto di vista, ha detto che il virus che ha infettato il Movimento 5 Stelle è Alfonso Marra. Datemi qualche notizia, cari amici. Io parlo perché ho letto le cose, le ho lette sul Fatto Quotidiano online, e vi metto il link dell'articolo. Adesso voglio vedere come ne esce Alfonso Marra. Che vuol dire che Roberta Lombardi dice che il virus che ha infettato il Movimento 5 Stelle sarebbe Alfonso Marra? Di quale virus si parla? Si parla di alcuni messaggi che hanno, si dice, inguaiato Luigi Di Maio. Sono usciti dei messaggi dal Campidoglio, sono usciti dei messaggi tra il Campidoglio e Luigi Di Maio, e sono messaggi inquietanti. Ma chi li ha fatti uscire questi messaggi? Roberta Lombardi dice che è stato Alfonso Marra. Fatemi sapere voi, cari amici, fatemi sapere. E questi sono misteri capitolini, sono misteri capitolini. Se casomai fosse vero che è stato Alfonso Marra a far uscire certi messaggi, cioè se casomai fosse vero che il virus che ha infettato il Movimento Pentastellato davvero sia Alfonso Marra, e io Alfonso Marra ci dedico un mio video, però voglio il supporto, voglio il vostro supporto, capito, cari amici? Quindi per favore fatemi sapere qualcosa, e poi io mi manifesto in un nuovo video, mi manifesto ancora come filosofo cinico. Io sono un filosofo cinico, i filosofi cinici non guardano in faccia nessuno, capito? Proprio nessuno. Ok, cari amici, fatemi sapere qualcosa. Cioè, quello che è scritto sul Fatto Quotidiano mi va bene, ma non mi basta. Io voglio conoscere il vostro parere su Alfonso Marra, capito? Capito? Aiutatemi, perché io ho già 76 anni compiuti, capito? Non ho le vostre energie. Ok, cari amici? Vorrei proprio sapere chi è questo Alfonso Marra, chi è questo Alfonso Marra, capito? Fatemi sapere qualcosa, cari amici, e voi mandatemi qualche link, qualche pregiato link sul quale io mi possa basare per tornare su Alfonso Marra alla mia maniera cinica, capito? Ok, cari amici? Sentite le campane? Sono le campane della parrocchia di San Filippo Neri, qua nel cuore della Garbatella, perché in questo momento sono nel bar Elio Orazio, il titolare si chiama Elio, ma si chiama anche Orazio, sono due nomi, no, non cognomi, Elio Orazio, qua si sentono le campane, la parrocchia di San Filippo Neri, dove c'è l'oratorio dei Filippini. A tutti tanti cari saluti da Serafino Masoni.